Ciao a tutti! Per la prova prodotto di oggi, un prodotto misura e precisamente fibre bianche. Sono 6 pan merenda all'albicocca. Eccolo qui, appunto all'interno della confezione troviamo queste 6 merendine. Diciamo che sono delle specie di pan brioche, pan gocciole fatte però con fibre vegetali, che sono un'alternativa all'integrale, dice qui, e che hanno all'interno il 30% di grassi in meno rispetto alla media delle merendine più vendute. Allora, prendiamone una, eccola qui, e andiamo un pochino a leggere gli ingredienti e tutto quanto il resto. Per quello che riguarda i valori medi per 100 grammi, ci sono 369 calorie e una merendina è pesante 41,7 grammi. La vado ad aprire per vedere un po' l'aspetto. Allora, questo qui è l'aspetto, sembra un panino, ha un odore abbastanza intenso di albicocca. Andiamo a leggere gli ingredienti. Vediamo che all'interno troviamo farina di frumento, albicocche candite al 17%, lievito naturale, zucchero, uova, acqua, margarina, oli e grassi vegetali da palma e girasole, acqua emulsionante, monoidrogliceridi degli acidi grassi, correttore di acidità, fibre vegetali al 5,5%, lievito di birra, olio di girasole, estratto di malto d'orzo in polvere, farina di frumento, malto, glutine di frumento, aromi, sale e come conservante sorbato di potassio. Contiene glutine, latte, uova e può contenere frutta a guscio e soia. Allora, tantissimi ingredienti per una così piccolina merendina e anche qui troviamo olio vegetale da palma e girasole. Se mettevano solo girasole ci piaceva certamente di più. Allora vado ad aprirla per vedere come è fatta all'interno. All'interno per il momento non vedo assolutamente niente che somigli all'immagine, ossia questi pezzetti di albicocca. Vado a riaprirla a caso in un'altra sezione, anche qui non vedo niente, quindi anche questa cosa come sempre mi delude un po'. Non mi piace quando in copertina vedo un'immagine e poi realmente non si ha quello che si vede. Andiamo comunque ad assaggiarla. Allora, al primo assaggio non era male, ma ha un leggero retrogusto acidulo. Insomma, non mi convince molto. Mentre i cornetti li trovavo veramente molto molto buoni, quelli mi sono piaciuti, questo qui non è un prodotto che ho apprezzato particolarmente. Quindi, se vi piace il sapore un po' acidulo, quasi di ananas direi, più che di albicocca, non so, la cosa mi lascia un po' sconcertata, potete provarlo. Comunque, il voto di questa merendina, la cui confezione ho pagato 2,39 euro, è una sufficienza, insomma, non è che mi abbia entusiasmato particolarmente. Spero che questa recensione vi sia utile. Un bacio a tutti e ci vediamo sabato prossimo con la nuova recensione e martedì come sempre con la ricetta. Ciao ciao!